Carissimi amici della Pognatomia, buona Pasqua, è un po' che non faccio video perché per vari motivi, lavoro, tempo che manca, scelte personali, ma oggi tanti me l'hanno chiesto, un video pasquale, allora facciamolo anche perché abbiamo dei prodotti che non abbiamo mai utilizzato, quindi magari. Non tutti, però così qualcosa possiamo fare di nuovo. Intanto ci tenevo molto a farvi gli auguri di buona Pasqua e quindi facciamo questo video pasquale. Allora, io ho già messo a bagno un pennello che è come un uovo di Pasqua perché il mio storico è Yaki. Yaki, vedete, il 30 di nodo con il ciuffo tuxedo che è veramente un gigante. Questo è un gigante del. Un pennello gigantesco, guardate che roba, guardate che ciuffo. Tuxedo, che è un ciuffo storico ormai sintetico, lo rispolveriamo in questa versione extra large. Come rasoio, io credo che non l'abbia mai provato, credo. Il mio, sono orgoglioso di essere riuscito ad acquistarlo perché Wolfman, eccolo qua, guardate che bello, Wolfman VR1. Questo è veramente bello, questo è veramente un bel rasoio. Oltre che raro e tutto quello che voi sapete meglio di me. Il Walshman VR1. Ve lo mostro in tutta la sua caratteristiche. Il manico con questa trama che ne garantisce il grip, la testa. E il pettine, eccolo qua. Wolfman VR1 che noi andiamo ad armare adesso. Ecco, vi faccio vedere anche la piastra. È storta, no. VR1, eccolo qua. Piastra. Con delle lamette che mi hanno colpito, io le ho acquistate su Amazon così, tanto per provare, ma quando poi l'ho provato ho detto, oh, boh, sono delle ottime lame. Che sono le LADAS. Eccole qua, prodotte dalla Rapira, eh? Super stainless. Quindi andiamo, vedete come sono ben incartate, a armare il nostro rasoio. Con le nostre LADAS, scritte in cirillico. Ecco qua. Quindi, senza fare scappare niente, LADAS. Ed è bello che è armato. Vedete l'esposizione, che non è nemmeno il gap, non è nemmeno così morbido, cioè alla vista. Sapone e aftershave, proviamo Ariana Evans L'Orange Vert, che il mitico Rocco Contini mi dice assomigliare, diciamo, ispirarsi a Terre d'Hermès. Orange Vert, eccolo qua, Ariana Evans. Allora io cosa faccio? Sapone al tallo, io faccio scorrere un po' l'acqua e metto un goccio d'acqua, un goccio d'acqua dentro, calda. Proprio una goccia, proprio per ammorbidire solo e non per. Proprio una goccia così. Ecco. Wow. Nel frattempo bagno il pennello e poi però lo sciacquo, lo asciugo, diciamo, lo rendo solo umido e bagno il viso chiaramente. Spero che siano tutti bene. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a prelevare con questo pennellone veramente gigantesco, eh. Che però vedete che preleva, eh.
sapone al tallo, Ariane Deus americano. Una profumazione che è molto simile, come dice quello degli esperti di profumeria, a Terre d'Hermès. Direi che ne ho parlato abbastanza, effettivamente è un colore terraceo, si dice terraceo, come la terra che mettono le donne in faccia, no? Ma non penso che sia significativo. Richiudo la confezione e proviamo questo montaggio in viso, vediamo se funziona con questa bestia. Ci vuole un po' d'acqua, eh. Tanto che sono a spandare un po'. Piano piano. Adesso lo sto solo spandendo perché chiedere il tallo lo rende un sapore forte. E adesso mettiamoci un po' d'acqua pesante. Ed ecco che il montaggio inizia a partire. Cambio mano perché è pesante questo pennello. È un manico che ora 4 anni questo pennello. Però non è che lo uso tantissimo. Vedete che più acqua mettiamo, più la crema monta. Bello aderente al viso. Adesso direi che ci siamo, eh. Con un po' d'acqua, perché a me non piace troppo denso, ma siamo già al buono. Assolutamente. Bene. Allora, stacco un attimo le mani e andiamo con il Walkman. Barba di 4 giorni. Allora, scorrere, scorrere con piacere. Si sente la barba che va via. Saranno le lamette, sarà il rasoio, non lo so. Molto denso, comunque, molto non denso.
diciamo appiccicoso il sapone, no? Cioè, proprio fiora dal punto di vista lì. L'ho proprio tolto, anche quando si lava il rasoio, quando si sciacqua, in assicurarsi che i canali di scolo siano liberi, perché è pregnante questo sapone, eh? Cioè, sono tutti i tallovati, d'altronde. A me spiace se qualcuno vorrebbe, e lo ringrazio, che facessi nuovo tutte le settimane un video, ma certe evoluzioni che ha avuto questo mondo, unito al fatto che ho fatto alcune riflessioni che poi vi dirò, pasquali, così almeno mi hanno indotto a fare questa scelta. Ma vedete che ogni tanto si può fare. Molto bene, molto molto bene. Stacco il vidro, il rasoio. E andiamo in seconda passata. La mia famosa doppia, pelo traverso e pelo obliquo insieme. Il bel montaggio, eh? Chiaro che il montaggio dei saponi in realtà è diverso da quello dei saponi vegetali, però con questo tuxedo, tra l'altro setola abbastanza agé ormai, no? Tra virgolette, eh? Tutto alla perfezione. Sciacquiamo un attimo le mani. E andiamo di pelo obliquo. Qui ormai il grosso è andato, eh. Il grosso è andato. Sono le campane di Pasqua. Qui andiamo di contropelo netto. Sorrevolezza massima.
combinato disposto di rasoio e lametta. Molto molto buono. La lama è cattiva, cioè taglia. Però qui abbiamo fatto VBS, tra virgolette. Una rifinitura. Qua rifiniamo. Pelo nell'uovo di Pasqua. Ok. Abbiamo fatto sciacquare gli arnesi, ma soprattutto il mio volto. Ecco qua. Puliamo ovviamente anche la maglietta, perché questo sapone comunque è pregnante, quindi va pulito bene. Ecco qua. Allora, mettiamo un po' nel nostro solito Tires con un Wichezel per così proteggere, no? Il viso prima del tonificare. Allora, iniziamo prima di mettere l'aftershave a dire un po' di cose sui prodotti utilizzati. Quindi sarà una scacchiata finora, perché il sapone è molto molto pregnante. Allora, rasoio Wolfram VR1, penso che non abbia bisogno del mio endorsement, cioè voglio dire, è considerato forse il migliore o tra i migliori rasoi in circolazione, è un'eccellenza nella rasatura, insomma, e i risultati si vedono, cioè, costa un occhio della testa, sì, certo, chiaro. Però sono effettivamente un rasoio eccezionale. Come eccezionali sono queste Ladas, sorpresa, perché io non pensavo proprio, cioè io le ho comprate così a caso, no? E invece sono delle stylus veramente taglienti e devo dire che mi hanno sempre, sempre dato una bella soddisfazione, soddisfatto. Quindi anche come un'accoppiata, è un'accoppiata secondo me vincente, insomma. Il pennello ha i suoi anni. Però non li dimostra tanto, cioè nel senso, questo ciuffo, forse oggi da qualcuno un po' snobbato il Tuxedo perché sono nati ciuffi nuovi, perché la ricerca ha prodotto setole più moderne, tutto quanto, però il suo lavoro, come avete visto, lo fa egregiamente. Chiaro, per una faccia grossa come la mia, a me piace questo 30, che è una cosa mostruosa se ci pensate, no? Però funziona, insomma, cioè devo dire che per chi vuole un ciuffo a basso costo, tra virgolette, un bel Tuxedo, magari un 26 o un 28, voglio dire, senza arrivare al 30, ci può stare, ci può stare. Poi a me piaceva questo manico che fecero allora Barber Paul, insomma, è un pennello che ci sta tutta la vita. Andiamo con l'altra scelta, che è un Orange Verde. Lo ridiamo un attimo. Chiaramente agrumato. Elegante. Con questa nota che, come mi suggeriscono gli esperti, ricorda un po'
del messo. Anche il sapone ha lo stesso sentore, ottimo sentore sull'aftershave. È un sapone anche qua al tallo, non facilissimo da montare, nel senso che ci vuole un attimo di pazienza, però quando poi monta protegge veramente bene. Protegge veramente bene e chiaramente poi qui non entro nella discussione tallo o non tallo, perché però è un prodotto sicuramente che a chi piace il sapone tallovato, insomma, è un ottimo prodotto. Così come anche l'aftershave, adesso vediamo quanto durerà oggi, però la profumazione è sicuramente intensa e sicuramente elegante, cioè non, anzi, guarda, mi metto ancora un po' perché sono. Ok, adesso inizia la seconda parte del video, che auguri di Pasqua a tutti di nuovo. E io vi devo delle spiegazioni, perché giustamente qualcuno mi ha detto: ma come, ma tu non sei più apparso, non hai più fatto video, perché, come mai? Allora, è molto semplice la situazione. Io vado un ragionamento. Allora, intanto io non faccio nomi né cognomi né niente, cioè, ragiono a voce, come dire, ragiono a voce alta, no? Allora, io ho sempre scelto di non andare a, come dire, propormi sul mercato, cioè mi sono regalato due o tre cose dal DS Cosmetica, ringrazio, ma non ho mai fatto, diciamo, delle richieste di materiale, ma perché è una questione mia, per me non c'è niente di male a recensire, anzi, sono io lo stupido, perché gli youtuber, poi mi ha spiegato un amico che fa youtuber per altre cose, è normale che debbano essere, tra virgolette, riforniti di prodotti. Se io devo provare un setup a settimana, è chiaro che io non posso acquistare, cioè cerchiamo di capirci, no? È ovvio, cioè, mi rovinerei economicamente e poi non so dove mettere la roba. Ora, siccome io ho fatto questa scelta di non chiedere, siccome nessuno, ma lo dico senza, non è una richiesta in diretta, ma è la verità, mi ha mai, se non in rari casi, detto: guarda, provami questo, prova quell'altro. Io a questo punto, dopo aver per anni spiegato tutto quello che potevo spiegare sulla rasatura tradizionale, con la di sicurezza ovviamente, mi fermo, nel senso, cioè, se ho qualcosa da far vedere, come oggi che avevo delle cose nuove. Nuove che poi non sono nuove, ma non erano state viste. Farò qualche video, sicuramente, se no non vado, come dire, ad acquistare prodotti esclusivamente per fare video, perché sarei un kamikaze, cioè nel senso che non ha senso. Quindi niente di male, attenzione, ripeto, se ci fosse qualcuno, non lo so, che contatta un venditore, dice: dammi un sapone e te lo recensisco. Anzi, questa è la strada giusta. Però, secondo me va detto, no? Una volta che l'hai detto, sei a posto. Tutti gli youtuber fanno così, no? Anche quelli che recensiscono le auto, non è che se le comprano. Quindi io ho finito, diciamo, secondo me, di spiegare i segreti del mestiere, tra virgolette. Chi vuole imparare a farsi la barba con me può vedere i miei video precedenti. Quando avrò qualcosa di nuovo, c'è, cioè, una cosa che sto aspettando da mesi, ve lo farò vedere, chiaramente. Quindi non è che io sparisco, io sono sempre qua, finché Dio vorrà, non sono quello che scappa, non sono nemmeno quello che magari può permettersi di acquistare un setup a settimana. E non ha senso, visto che fare un video costa lavoro, costa tempo, è una cosa non così scontata. Non ha senso farlo così per simpatia, ecco. Purtroppo è così, cioè, abbiamo tante cose da fare, e se una cosa è fatta perché c'è qualcosa da dire, bene, se no fare un video con gli stessi prodotti stanca me e stanca voi. Poi qualcuno vi dirà: no, fallo lo stesso, ma in realtà, cioè, non è stimolante tutto qua. Ciò detto, quindi non c'è niente di, ripeto, di sbagliato. Semplicemente il mio percorso mi ha portato in quella direzione lì. Non c'è niente sbagliato negli altri, che magari
o magari no, io non lo so, veramente. Alcuni hanno dichiarato di essere, come dire, tra virgolette, persone che fanno i video con prodotti di certi produttori o di certi venditori, altri non so se lo fanno o meno, però ripeto, niente di male, anzi, quella è la via maestra. Io ho scelto una strada sbagliata, probabilmente, non sbagliata, diversa, non è sbagliata, diversa. Non, diciamo, logica, perché sennò veramente andrei a rovinarmi le mie finanze per acquistare prodotti che poi alla fine uso una volta, perché io non riesco a finire i miei saponi che ho, quindi saranno mesi che non ne compro perché non ce la faccio. Detto questo, però, sono sempre qua, quando ci sarà qualcosa da provare, lo proveremo. Sulla chat di Telegram ci siamo tutti, i canali, le pagine sono attive, quindi nulla cambia se non che la mia presenza in video è chiaramente ridotta al necessario. Buona Pasqua a tutti e buona barba a tutti.